grazie signor Sindaco, che bella presentazione. Non mi capita mai che sia sindaco a presentarmi, fantastico, grazie mille. Ma io adesso cosa faccio? È troppo glorioso, non sono adatto a questa seduta un po'. Ma mi devo sedere? Vabbè. Non mica facile. Cioè, mi sembra di essere un attore di teatro con tutta questa cosa. Poi non so dove posare l'orologio, che se non so dove posare l'orologio rischio di parlare 3 ore, poi voi vi addormentate, siccome l'illuminazione è anche teatrale e non vi vedo, se vi mettete a dormire tutti non me ne accorgo neanche, quindi sono abbastanza, questa volta sarò un po' handicappato. Poi anche il tema non è mica tanto facile da affrontare, perché questa storia Gonzaga, io starò un po' in piedi, poi mi siedo, sì, così vedo un po' l'orologio, vedo a che ora posso smettere di torturarvi. Questa storia Gonzaga è anche molto particolare, perché in fondo questa fu la città e la campagna più florida del mondo per un secolo. E poi scomparve. Cioè quando entrarono qua le famose truppe, perché le truppe degli Asburgo, che non sapevano bene cosa fare perché erano lì che si stavano per scontrare con quelle francesi nell'area del Monferrato, e tanto per far darsi la mano vennero e fecero il sacco di Mantova nel 30. Distrussero una delle regge più belle d'Europa, massacrarono una collezione che era però già massacrata da 3 anni, perché già da 3 anni avevano venduto i Gonzaga, erano finiti i soldi, avevano chiamato l'unico ricco che girava per il mondo allora, che era il giovane re d'Inghilterra, e le avevano vendute le collezioni più belle. Tra l'altro le avevano vendute anche abbastanza male, perché una parte di queste collezioni andarono a finire in fondo al mare, una quarantina di quadri di Tiziano scomparvero in un naufragio. Quindi fu una fine ingloriosa di un mondo che prima era stato straordinario. E talmente fu poi distruttiva questa razzia dei Lanzichenecchi, o dei, allora si chiamavano delle truppe alemanne, che il vicino di casa, il duca di Modena, che allora si stava facendo forte, Francesco I, mandò a Mantova per risollevarla 200 paia di buoi per arare di nuovo le campagne, perché ormai era tutto finito. Eppure questa avventura era iniziata in un modo formidabile. Ed era stata, come dice il mio amico Paolucci ogni tanto, Mantova fu, con quella retorica sua straordinaria, Mantova fu nel 500 la Roma del Nord, dopo la distruzione dei Lanzichenecchi del 1527, tutto ciò che era gloria rinascimentale si rifugiò a Mantova. Per lui aveva fatto sovrintendente a Mantova, quindi la conosceva bene e ne difendeva anche le glorie. Ma diceva anche il Palazzo Ducale divenne il primo vero Cremlino d'Italia, avendo anche ragione, perché il Palazzo Ducale fu il primo edificio di potere e di godere al contempo, dove il contatto con il pubblico e il popolo esterno si interruppe, cioè si formarono due vite parallele, una quella della città che aveva una sua strada e una quella invece del Cremlino, dove la separazione con il mondo era totale. Un Cremlino che tra l'altro aveva preso una buona lezione da Roma, perché la prima struttura politica che riesce a capire come si può campare non correndo il rischio delle ribellioni popolari e quindi stando fuori dal contatto con la città è la Roma della seconda metà del 400, quando finalmente si scopre che non è più obbligatorio stare al Laterano, ma che si può andare in Vaticano. E siccome il Vaticano è legato a questa roccaforte straordinaria che è Castel Sant'Angelo, si fa il passaggio di Borghetto che lega Vaticano a Castel Sant'Angelo e riesce ad isolare totalmente la vita del papato rispetto alla città. Tutta l'evoluzione successiva del papato romano sarà esterna alla vita della città, cioè potrà vivere su se stessa. Ebbene, il Mantova crea una realtà analoga che gli verrà copiata poco dopo addirittura da Firenze, quando anche Firenze diventa ducale. Cioè quando Cosimo I decide di chiamare Vasari per collegare
Palazzo della Signoria che diventa la sua sede di governo, a Palazzo Pitti che diventa la sua sede abitativa e lo collega attraverso la Manica Lunga che passa su Ponte Vecchio. Anche lui fa il Cremlino, cioè il Cremlino diventa una sorta di declinazione del gusto nuovo e del lusso nuovo nell'Italia complicatissima del Cinquecento. Però in questa Italia complicatissima del Cinquecento Mantova rimane comunque il gioiello in assoluto, cioè il ritratto di Isabella, quello di Tiziano, è innegabilmente il più bel ritratto che Tiziano abbia fatto, cioè mai vi fu una tale passione. Pensate all'altro ritratto famoso, quello della duchessa d'Urbino, per esempio, che è un po' similare, o pensate ad alcuni dei ritratti lussuosissimi che fa Parmigianino in quegli anni lì, ma nulla arriva al livello di quella conciatura in testa, di quei lussi nelle vesti che è quello di Isabella, perché Isabella è l'emblema della ricchezza, l'emblema del potere, l'emblema del sapere, l'emblema dell'intelligenza, l'emblema dell'eleganza. Non vi porterei alla confusione di credere che sia anche l'emblema della cucina, anche se ci sono così degli scambi di lettere fra lei e le sue amiche, altrettanto importanti o meno importanti, nei quali si parla di verze, di cavoli, di come si cucina, ma si capisce che in realtà la cucina sotto è molto meno evoluta di quanto noi non lo crediamo. Le idee che noi ci siamo fatti sulla cucina in quel periodo si formano leggermente più avanti. La raffinatezza allora è molto più intellettuale, molto più artistica e molto più musicale, per esempio, di quanto non lo è nel piatto. Il piatto è raffinatissimo, i piatti sono molto belli e si comincia a sviluppare anche qua l'uso regolare delle forchette, si comincia ad amare in un modo incredibile gli oggetti di stralusso da mettere sul tavolo, i grandi cristalli di rocca, quelli che vengono da Milano e di cui i milanesi sono tra l'altro i grandi esperti. E si mettono le basi di una vita di corte straordinaria, formidabile, alla quale partecipa chi? Una parte della nobiltà, una parte del potere, ma soprattutto gli artisti, gli intellettuali, i dotti, gli umanisti, una miriade di incroci che rendono la vita straordinariamente bella. E come ci si è arrivati a questa vita così bella? Perché non è mica... cioè, in fondo, se dopo il 1630 Mantova implode e in realtà alla fine del 600 anche Modena comincia a contare molto poco, è perché non c'era una ragione reale per questa ricchezza, se non la struttura stessa della corte così come si era venuta a formare negli anni. Ebbene, per capirlo bisogna purtroppo parlare di politica. Mi spiace, in questo periodo si parla sempre di politica. In Italia si parla di due cose, o di mangiare o di politica. A furia di parlare di politica smetteremo di parlare di mangiare perché sono finiti i soldi, quindi c'è poco da ridere. Ma bisogna parlare di politica, bisogna parlare di politica guardando questo stranissimo paese che abbiamo alle spalle, che è l'Italia. Questo serve anche a parlare di cucina, perché serve anche a parlare di come si mangiava e che cosa si mangiava. Perché la questione delle signorie, cioè questa mutazione curiosissima che porta l'Italia ad assumere dei valori di tipo feudale che il resto dell'Europa vive già con regolarità da tanto tempo, è assolutamente atipica rispetto all'Italia. Cioè la struttura sulla quale si formerà la meccanica degli stati europei parte, questo lo sapete anche da ricordi di scuola, no? Parte dalla trasformazione dell'Alto Medioevo in epoca carolingia. E con Carlo Magno che vengono mandate tre figure amministrative diverse ad occupare questo vastissimo disordine che hanno lasciato le varie tribù barbariche dopo essersi impiantate in Europa. Lui manderà i suoi comites, cioè i suoi compagni di tavola, li manderà a far da capi delle varie realtà locali, tentando di averle coordinate a se stesso, e li coordina attraverso dei suoi missi, che sono i missi dominici, che lui manda a farsi avere relazioni regolari. E mette nella periferia i guardiani dell'impero, che sono quelli che guardano le Marche, i marchesi. La formazione europea di
contadi di Marchesati si forma proprio allora all'inizio del IX secolo. Ovunque, funziona ovunque, cioè lentamente questi controlli dei territori prenderanno forza, diventeranno reali articolazioni territoriali e amministrative e si formeranno tutti i microstati feudali che caratterizzano tutta l'Europa. In Italia no. In Italia i conti vengono tenuti per un paio di generazioni, durano al massimo fino all'inizio del X secolo e le città si cominciano a ribellare. Per un motivo semplice, perché le città in Italia erano rimaste città. Cioè, mentre nel nord dell'Europa di città ne aveva pochissime, quelle poche che erano di impianto romano, l'Italia rimane piena di città e queste città sono come sono gli italiani d'oggi. Sono naturalmente senatoriali, cioè gli abitanti della penisola hanno una caratteristica da 2500 anni, tre che si mettono insieme fanno immediatamente un comitato. Noi ancora oggi viviamo le discendenze ultime del sistema senatoriale italiano, cioè dal consiglio di condominio ai consigli di quartiere, ai comuni, alle province, alle regioni, al governo, al Parlamento. Cioè, l'Italia è fatta di gente che si deve confrontare e non può tollerare l'idea che venga mandato dall'imperatore un conte. Difatti, in un tempo molto breve, i conti vengono buttati fuori dalle città e vanno a vivere nel contado, cioè formano il contado. E nella città rimane a vivere la società civile, quella dei cives, cioè quelli per i quali i titoli nobiliari entrando in città vanno abbandonati, cioè si lascia il titolo fuori con le armi e in città si torna ad essere cittadino. Chi sta fuori nel contado diventa contadino e da allora, da quegli anni lì, nasce il disprezzo che è durato fino alla buona pubblicità per l'Amaro Montenegro, per cui la campagna è diventata bella, ma fino alla pubblicità recente il termine contadino in Italia era un termine dispregiativo. Perché le due realtà opposte di campagna e di città sono due realtà assolutamente distoniche l'una all'altra e la città vive in quanto comanda con le sue regole di vita la vita alla campagna. Questa premessa è necessaria per capire come mai nasca poi in Italia una cosa molto particolare, unica in Europa, che è la cittività comunale. I comuni nascono dalle assemblee cittadine che decidono di autoregolamentarsi attraverso un sistema politico particolarmente attraente che porterà lentamente alla formazione della figura del podestà e del capitano del popolo. Podestà un po' come il sindaco più o meno, una funzione però leggermente diversa, nel senso che amministra ma non appartiene alla città. È di solito un nobile piccolo che viene dal contado, proprio da quei luoghi orribili fuori dalla città, e viene nominato per 6 mesi o un anno, dopodiché viene rimandato nel contado e va a fare il podestà in un'altra città. Lo si fa per evitare che lui si corrompa, per evitare che lui entri in contatto con la realtà urbana vera e propria, e soprattutto lo si fa perché la città mantiene una sua moralità fortissima. La moralità cittadina italiana ha la sua fonte nella grande riforma del sistema monacale. Il sistema monacale, quello della regola di San Benedetto, prevede una serie di caratteristiche molto particolari e molto atipiche rispetto al resto dell'Europa, che in un modo molto banale si possono riassumere nella formazione dell'etica di allora che si trova concretizzata nei vizi capitali. La superbia, la lussuria, li conoscete tutti, l'avarizia, l'accidia per esempio. Ora, i vizi capitali sono una cosa stranissima, perché se uno avesse parlato di vizi capitali a un cavaliere del nord Europa e gli avessi detto per esempio che l'ira era un vizio capitale, il cavaliere del nord Europa avrebbe detto no scusa, l'ira, senza ira io come faccio a combattere? Oppure se gli avessero chiesto se la superbia era il peggiore dei difetti, cioè un uomo non superbo non diventa cavaliere. Le caratteristiche dei vizi capitali come vizi del mondo monacale sono caratteristiche necessarie alla qualità della vita monacale. Bisogna riuscire a convivere. Senza quel parametro etico la convivenza è impossibile. Infatti nasce allora un vizio capitale che l'Europa rimanente non riuscirà mai a tradurre neanche, che l'accidia. L'accidia è un vizio che affligge ancora molto anche il Parlamento oggi, in qualche modo. È la volontà da non partecipare,
non è la pigrizia. La pigrizia in fondo è tollerabile, cioè uno è pigro, poi dopo fa le sue cose, ci dorme sopra. Quello che non è tollerabile è non partecipare alla vita della comunità. A tal punto questa comunità è importante che tutti i percorsi, non devi essere troppo lussurioso, non devi volere troppo in abilità, non devi superare l'altro, ebbene tutte queste caratteristiche del monaco diventano le caratteristiche della vita cittadina. Sono l'opposto della vita di corte della quale parliamo nel Cinquecento mantovano, sono una cosa completamente diversa. La grande cultura comunale italiana è una cultura del rigore, è una cultura sostanzialmente rivoluzionaria ed è la cultura dell'unica vera borghesia nascente allora in Europa. La città forma la borghesia e la borghesia forma l'accumulo di ricchezza. Cosa fa questa borghesia? Tendenzialmente produce, trasforma le merci, commercia e fa finanza. E perché riesce a farlo quella italiana mentre per esempio nel resto dell'Europa non succede? Per un motivo molto semplice, perché la città esiste già. E mentre la città del nord è una città dove stanno solo commercianti e artigiani, da noi la città è così attraente che anche chi fa un po' il proprietario terriero, fa il nobile, alla fine tiene una casa anche in città. Da noi la città è immediatamente un luogo misto della vita di una comunità complessa che riprende sia il mondo agricolo che il mondo cittadino. Ed è su questa complessità che si formano le strutture di ciò che sarà poi l'exploit formidabile della ricchezza del 200. L'Italia diventa nel 200, cioè nel XIII secolo, il luogo più ricco del mondo. Non saremo mai più ricchi come allora. Tutto il resto della nostra storia in realtà è una decadenza lenta rispetto alle glorie e le ricchezze del XIII secolo. Solo che con questo accumulo di ricchezza si sviluppa anche ovviamente la rissosità, nostra caratteristica. Le assemblee popolari, le assemblee che si dividono, la partecipazione alle due correnti politiche allora maggiori, che sono quella filo papalina e quella filo imperiale, ma con una caratteristica tutta italiana, che pochissimi sono filo imperiali fino in fondo, filo papalini fino in fondo, molti sono antipapalini come tale filo imperiali, molti sono anti-imperiali come tale filo papalini, un po' come oggi, cioè in Italia sono molto di più gli anticomunisti degli uomini di destra e molto di più gli antifascisti degli uomini di sinistra. Cioè, siamo rimasti un paese dialettico, non siamo mai diventato altro che quella cosa lì fantastica nella quale conta molto di più essere contro che essere a favore. E su questo se conta molto di più che essere a favore, va in crisi lentamente questo meccanismo straordinario della civiltà comunale. Va in crisi sotto l'occhio dei due, da un lato dell'imperatore e dall'altro lato del Papa, ognuno dei due che tenta di mettere dentro la sua scarpetta politica dicendo se ci riesco io vinco la partita. Ci riescono in due parti d'Italia in un modo particolare, uno a Verona, perché Verona da sempre, prima che vendessero la BMW a Verona, è la città d'ingresso del nord verso l'Italia, è la città nella quale arriverà in un modo glorioso l'imperatore Federico II quando scende per la prima volta in Italia, c'è ancora il suo corteo dipinto nel quello che rimane dell'architettura palatina di fronte alla chiesa alla Basilica di San Zeno, e ci riescono a Milano perché i milanesi hanno delle ambizioni tremende, perché la comunalità milanese è la più rissosa di tutte, cioè quella che è stata antiimperiale, quella che se l'è fatta con la famosa battaglia di Legnano, è quella che ha litigato con le altre città intorno, con Lodi, con Como, con tutti, finché non riesce a Milano a far carriera la famiglia Visconti, disordinata, disorganica, però filo imperiale. Milano diventa il primo luogo, assieme a Verona, dove l'impero rimette le mani sull'Italia. E diventano i primi luoghi che assumono una posizione quindi totalmente diversa, radicalmente anticomunale. Talmente anticomunale che i milanesi saranno i primi ad avere il loro Visconti che assume un nuovo titolo, fino allora poco utilizzato e vivente solo in ambito barbarico, perché viveva già nell'ottavo, nono secolo intorno ai poteri monarchici delle piccole monarchie dell'Alto Medioevo, ritrova il titolo di duca. I primi duchi veri d'Italia sono i Visconti. E col diventare duchi gli viene un'ambizione frenetica, che è quella di mangiarsi il paese. Faranno di tutto per conquistarlo quasi tutto.
Ebbene, questa mutazione della storia politica dalla comunalità a queste due prime signorie avrà un momento drammatico di rottura quando ci sarà la grande peste. A metà del 300 arriva questo flagello, di cui noi abbiamo dimenticato le conseguenze terribili, ma fra il 1348 e il 51-52, ad esclusione di alcuni furboni come Boccaccio che capiscono che gira male e vanno in campagna con gli amici a scrivere, le città implodono, muoiono. Siena, che è una città allora di 70.000 abitanti, passa nel giro di 3 anni ad essere una città di 7.000 abitanti. Tutte le grandi città del commercio, tutto il mondo cosiddetto che chiameremo oggi industriale, che è il mondo dell'alto artigianato organizzato e in parallelo della finanza, si vede ad alto rischio di scomparsa. Ed è il momento della vittoria delle aree rurali. Cioè chi non produce merci in grande quantità, chi non si occupa di finanza, ma si occupa di ben altre cose, di prodotti agricoli, ha due grandi fortune combinate. Uno, che la popolazione così disseminata attraverso il territorio, che non li muoiono tutti come a Siena, che all'interno delle mura è arrivato il primo microbo, sono andati via tutti. E due, che avendo a disposizione l'alternativa al prodotto industriale, sono quelli che si occupano della necessaria merce, cioè il prodotto agricolo, la nutrizione per ricostruire il paese. Ecco, in questo momento, a metà del 300, che la figura potentissima della signoria che si è formata sia a Verona che a Milano, comincia a tingere su una serie di realtà molto più decentrate e non necessariamente di origine comunale forte come lo erano le altre grandi città. Quasi tutti i comuni scompaiono, ad esclusione dei due potenti, dei tre potenti, che da comuni riescono a trasformarsi in repubbliche vere e proprie, e cioè Venezia, Firenze e Genova. La rimanente parte d'Italia vivrà a stento la propria evoluzione comunale finché non verrà una dopo l'altra assorbita, Pisa, Perugia, tutte le parti più piccole, da chi ha più potere. E invece si faranno i muscoli i proprietari terrieri, che sono diventati nel frattempo strutture articolate di una società alternativa. In questo senso due sono i luoghi in assoluto i più emblematici, che sono Ferrara e i suoi dintorni, Mantova e i suoi dintorni. Mantova imprendibile, con intorno una campagna grassa. Ferrara difficilmente prendibile, che lentamente si magna Modena. Nei due casi, l'uno e l'altro, la figura di questi capitani del popolo, chiamati inizialmente esattamente come a Verona, perché la storia di Verona è abbastanza emblematica, cioè il primo di loro, che è il primo è Alberto della Scala, ma i due figli di Alberto, Mastino e poi dopo Can Grande, ma soprattutto Mastino, cominciano a governare la città con grinta vera e propria. Questa grinta vera e propria si scontrerà con le richieste della struttura organica dei sistemi rappresentativi dei sistemi comunali. Verranno chiamati a dare ordine, faranno i primi capitani del popolo. Ebbene, questi primi capitani del popolo sono anche quelli che inizieranno qua come primi capitani del popolo i Gonzaga. E sono esattamente le stesse figure come capitani del popolo che assumeranno l'altra famiglia che sono gli Este. Da capitani del popolo a padrona del popolo il passo è brevissimo, ci si arriva in un attimo, ma quello che diventa importante è che questo passaggio da una figura all'altra sia sancita dall'impero, perché il papato continua a preferire le strutture di sapore leggermente più comunale. Il papato apre con maggiore affetto il dialogo con la Firenze repubblicana di quanto non lo apra con queste aree più difficilmente controllabili che sono dipendenti dell'impero. L'unico che riesce a fare il colpo doppio, dopo Niccolò, il figlio di Niccolò III, Borso d'Este, che riesce a farsi fare contemporaneamente duca dal Papa e dall'imperatore, l'unico biduca che esiste in qualche modo,
e anche perché farà il duca del Papa da un lato a Ferrara e il duca dell'impero a Modena, avendo Ferrara e Modena al doppio blasone, e gli costerà anche caro perché da lì a poco il papato gli ritirerà l'appoggio, si mangerà Ferrara e Casa d'Este finirà semplicemente a Modena. L'altro che sta crescendo all'ombra sempre di questa mutazione è il casato dei Gonzaga, e lo fa in modo molto intelligente, lo fa con una serie di genuflessioni nei confronti dell'impero e con una serie di matrimoni. Prima si imparenta con una parte con i Brandeburgo, poi si imparenta con la Baviera e alla fine si trova collegato per metà l'Italia e per metà il mondo germanico. E da questo collegamento nascono poi le grandi mutazioni. In fondo il matrimonio con Brandeburgo è quello che viene celebrato nella famosa stanza, nell'affresco nuziale del Palazzo Ducale. E il matrimonio successivo è quello che farà nascere il giovanotto che finalmente si sarà in grado di sposare la casa concorrente. Il matrimonio misto fra Francesco e Isabella è il punto evolutivo finale di un percorso di raffinamento lento che ha portato da un lato Lieste a passare da Borso a Ercole I e a diventare un centro assoluto di sofisticate realtà estetiche. Ci passano i più raffinati pittori, cioè Schifanoia è uno dei luoghi più belli del mondo. Ercole I riesce a chiamare in Italia i più abili e i più sofisticati dei musicisti dal mondo fiamingo e si fa comporre da Josquin des Prez, il sommo musicista, la sua messa ufficiale, la sua esaltazione. E dall'altro lato, qui a Mantova, l'evoluzione è parallela. Cominciano ad approdare i più raffinati artisti. Mantegna lascia la sua traccia, anzi, più che una traccia, lascia proprio la sua vita qui. Leon Battista Alberti ci viene a fare i suoi progetti e si forma una corte che è esteticamente perfetta. La sommatoria delle due corti darà il risultato clamoroso, che è il risultato dell'inizio del Cinquecento, quando arriva Isabella. Isabella poi ha anche questa sua curiosa storia di perdere il marito subito e quindi trovarsi ad essere figlia del duca e quindi come tale volonterosa e vogliosa di farsi il proprio duca, e infatti riuscirà nel suo intento politico straordinario, sarà di trasformare il figlio maggiore in duca. Ma la cosa interessante sulla storia del gusto è la continuazione, perché, e non è tanto quello che farà il figlio Federico primo duca ad essere fondamentale per la storia della città, sarà ciò che farà il cugino, il fratello e il cugino. Il fratello piccolo, che è Ferrante, Ferrante diventa per un periodo abbastanza lungo l'uomo politico più importante d'Europa, perché diventa il fiduciario diretto di Carlo V. Cioè Carlo V non muove un dito senza il parere di Ferrante. È Ferrante che per lui andrà a occuparsi della questione siciliana, è lui che si occuperà della questione nordafricana, è lui che si occuperà di ridare ordine alla struttura milanese. Ed è lui che porta anche lui le passioni musicali, è lui che diventerà in un qualche modo un fan di questo giovane musicista che si chiama Roland de Lassus, che allora è una voce bianca di 12 anni che porta qua, e non ci sono sporche porcherie sessuali dietro, proprio solo una voce bianca. E quando il ragazzino muta voce scopre che ha un talento musicale assoluto e diventa quello che porterà in Italia la contaminazione musicale, che ci fa fare un salto avanti rispetto a tutta la nostra tradizione. Da questi germi cambierà il mondo, ma cambia il mondo anche in un momento molto particolare, perché se c'è, dobbiamo fare ancora un piccolo salto indietro, una delle fortune che hanno consentito questa crescita di Mantova è l'implosione delle ambizioni milanesi. Fra il 1397-98 e il 1402, fino alla sua morte nel 4,
Gian Galeazzo Visconti pensa di conquistarsi l'Italia, assolutamente, cioè riesce a mettere le mani un po' dappertutto e tiene sotto controllo anche Mantovani, li tiene proprio sotto controllo politico, si allarga la sua influenza tutta intorno a Firenze, cioè si prende Perugia e Pisa e riesce ad avere una scacchiera italiana che lo fa sognare di fare ciò che stanno facendo i monarchi di Francia, cioè no, noi faremo la monarchia d'Italia. Si trova in opposizione le due grandi repubbliche che allora si sono formate, quella fiorentina e quella veneziana. Veneziana è imprendibile. Firenze li resiste con grandissima forza e Firenze riuscirà attraverso la resistenza contro di lui ad affermare una sua mutazione che è quella che la porterà ad essere la vera protagonista di metà del 400. Quando implode il sogno visconteo, Mantova si trova l'area nella quale crescere e in quest'area cresce, che è quella quattrocentesca. Quindi si trova a crescere perché il resto della politica italiana intorno alla città lentamente decade, ma si trova a crescere anche con tutte le comunicazioni artistiche che quella politica italiana ha creato. Sicché da Venezia verso Roma si passa di qua, da Milano verso Ferrara si passa di qua, dalla Francia verso il centro dell'Italia si passa di qua, diventa un crocevia. Questo crocevia è ciò che produce questa mutazione formidabile che è la Mantova cinquecentesca. E la Mantova cinquecentesca riuscirà a portare in più anche i grandi vantaggi di un rinascimento che a Roma si sta spegnendo, con la morte di Raffaello nel 20 e soprattutto col sacco di Roma nel 27, molti artisti pensano che qui ci sia l'alternativa possibile, perché questa alternativa è sostenuta in realtà dalla ricchezza. E la ricchezza di Mantova è sostenuta dalla sua articolatissima struttura agricola, che è quella che comprende tutti i luoghi intorno e che fanno sì che qui si possa parlare di, non di un luogo, di un Cremlino, ma di un Cremlino che comanda una serie di boiardie intorno, delle quali non la più umile e neanche la più brutta è quella formidabile di Sabbionetta e dei cugini. Sabbionetta è il sogno di un uomo bizzarrissimo, Vespasiano Gonzaga, che fa il capitano di guerra esattamente come lo fa Ferrante e che decide che il suo pensionamento sarà quel luogo straordinario che lui stesso però si fa inventare. E lo fa un uomo di guerra, un uomo di battaglia, con delle particolarità che sono quasi inspiegabili per un uomo suo parallelo. Sempre citando Paolucci, lui mi dice che la cosa formidabile di quell'epoca è che un tagliagola italiano era più colto, più raffinato e più ambizioso di un monarca di Francia. Cioè che questi personaggi che abitavano che fra l'Italia centrale, l'Adriatico, l'area qui presente, avevano delle voglie, dei desideri frenetici di bellezza, di estetica e di qualità, che derivavano anche dal fatto che volevano veramente competere con ciò che era il potere precedente, con il potere ormai scomparso del mondo comunale e con il grande potere del mondo dei monasteri. Quindi volevano anche loro le loro biblioteche, volevano anche loro la loro gloria propria. E questa gloria fu totale. Fu totale anche oltre il momento in cui si decide che bisogna fermare tutto, che il mondo dovrà cambiare. E quel momento in cui si decide questo percorso è quello nel quale si rompe, per quanto collegato ancora all'impero, il rapporto fra il nord e il sud d'Europa, cioè gli anni che vanno dal 520 alla fine del Concilio di Trento, con la riforma protestante. La riforma protestante agiterà le menti degli italiani, li eccita. Molti pensano che quella strada sia perseguibile. La reazione papalina non è neanche troppo feroce all'inizio, perché il dibattito rimane aperto. Con la metà del secolo però le due strade si separano definitivamente e con gli anni 60 del 500 si conclude il concilio e si prenderanno veramente comportamenti che noi viviamo ancora oggi e che daranno il tono finale a queste corti. Si decide per esempio che il pensar troppo fa male. Si decide che è meglio che i poveri non leggano.
perché i poveri tedeschi hanno avuto la traduzione della Bibbia in tedesco e avendo letto la Bibbia si sono rivoltati. È meglio che i poveri italiani non leggano. Infatti la lezione l'hanno imparata, ma ancora adesso leggono poco. È rimasto da allora. E lì si inventa un altro mondo. Lì si inventa che rispetto alla lettura loro devono imparare i grandi misteri attraverso l'immagine o attraverso il racconto, non la lettura. Nasce la Bibbia Pauperum, cioè la Bibbia, i misteri vengono raccontati dai pittori. Vengono raccontati dai pittori e devono essere il più conforme possibile alla tradizione e alla fede. Quindi è l'immagine che si sostituisce in realtà alla parola che usano gli altri. E ancora oggi, voi siete qua soprattutto perché io sono in televisione, cioè ancora oggi l'Italia è un paese dove l'immagine conta molto di più del testo. Da allora ci siamo cambiati e questa mutazione avviene a sua volta in una situazione curiosa dove c'è già il germe che farà morire Mantova, attenzione, avviene negando la grande funzione degli intellettuali umanisti preesistenti, cominciando a dire guardate che se noi dobbiamo fare questa riforma radicale della società e quindi della Chiesa, questa riforma dovrà avvenire attraverso l'abolizione delle manie intellettuali preesistenti, attraverso l'allontanamento di questi umanisti troppo acuti lettori di cose greche, troppo neoplatonici, troppo citazionisti, e attraverso la riscoperta dei grandi valori popolari trasversali. E cosa sono questi valori popolari? Sono la capacità di fare, la capacità di fare la sedia, la capacità di fare l'oggetto, la capacità di fare le armi, la capacità di fare la costruzione, la decorazione. Non solo quella di scrivere, non solo quella di fare le grandi statue come le antiche, oppure quella di fare i bellissimi dipinti con i grandi temi che si sono letti in Ovidio. Vuol dire che da quel momento in poi il culto popolare diventa un culto radicante e necessario alla trasformazione estetica, sempre tenendo la letteratura lontana, che quella fa male. Ebbene, da questa trasformazione fantastica che porta nella vita complessiva della società, e della società ricca ovviamente, della società colta di quella del potere, una serie di valori che fino ad allora non erano necessariamente inclusi, nascerà questa meraviglia italiana che è il barocco. Il barocco è la negazione di tutte le citazioni antiche pure e l'obbligo a contaminarle costantemente con le perversioni della quotidianità, con l'abilità del falegname, con la genialità del marmista, con la bravura dell'incensi e con la bellezza delle vesti con le quali il prevosto va in chiesa. È la mescolanza delle cose. Questa mescolanza delle cose avrà un effetto tra l'altro molto curioso in un campo specifico che è quello della musica. Nella musica andrà ad alterare il concetto che la musica debba essere solo cosa sofisticata. Ad Isabella piaceva molto la musica degli strumenti a corda, ma soprattutto la musica del liuto e quella pizzicata. Non avrebbe mai immaginato che da lì a poco, che 20 anni dopo la sua morte, sarebbe arrivata l'amplificazione elettronica sostanzialmente, il cambiamento dello strumento e l'arrivo di questo strumento nuovo che è il violino, che assomiglia del tutto a quello che si suonava anche da lei, che era la viola, ma che nascerebbe, che sarebbe nato un giorno lo strumento popolare, la musica popolare, e che la musica popolare avrebbe rotto gli equilibri perfetti del suo mondo assolutamente sofisticato. Nasce la musica trasversale, la voce si mescola agli strumenti, gli strumenti si mescolano, quelli potenti nuovi e quelli di prima, il violino ha una relazione curiosissima con gli altri strumenti, suona 10 volte più forte, con un violino si possono far ballare 40 persone, con un liuto si poteva raccontare, cantare una canzone ad una persona alla volta. Ebbene, questa mescolanza del cambiare le cose, del farle, del cambiare la musica, dell'introdurre la voce, ma di legare tutto ciò comunque ancora al permanere di una vita di corte, avrà una evoluzione
fantastica all'inizio del Seicento, quando a Mantova nascerà la prima opera. In fondo, che cos'è l'opera se non la sommatoria di tante volte la parola opus? Il lavoro dell'uno, il lavoro dell'altro, l'equilibrio delle cose, il fatto che far musica, far decoro, fare immagine, fare testo, far poesia è tutto un unicum. E questo unicum diventerà bello con Monteverdi, qui nel 1608, il primo grande miracolo, ed è l'altra caratteristica vera dell'italianità che ci portiamo addosso ancora adesso, che è il melodramma. Noi ancora oggi siamo poco lettori, guardiamo le immagini, siamo melodrammatici, siamo ancora oggi leggermente risosi come nelle assemblee del 200 e siamo ancora rispettosi della dama molto bella con l'acconciatura perfetta nei capelli. Questa è un po' la storia della genesi del gusto. E allora seguendo questo percorso come genesi del gusto, si può anche capire dei dettagli che fino a ieri non ci sarebbero stati chiari sull'alimentazione. Bene, se voi andate a vedere i codici miniati, tutti i dettagli di come si stava in tavola, quello che vi colpirà e che colpisce sempre è che la cultura della cultura del Medioevo, mi hanno portato qui un bellissimo libro che ha in copertina uno dei festini del Duca di Berry. E vedrete che conta sempre di più il vasellame di quello che si mangia. In realtà è molto di più il decoro di ciò che c'è nel piatto. Cosa si mangiava nella nobiltà? La nobiltà mangiava delle cose completamente diverse dal popolo e si reputava che la differenza fra il cibo della nobiltà e il cibo del popolo fosse anche legata al fatto che fossero fisiologicamente diversi, cioè un nobile era convinto che fisicamente era fatto in modo diverso da un contadino o da un artigiano. Se lui aveva un fisico suo nobile che era nato e stato fatto da Dio per poter combattere, mentre quello aveva un fisico che era nato per arare la terra, punto. Avendo lui un fisico molto raffinato e voluto da Dio per combattere, aveva diritto ad un tipo di benzina diverso dalla benzina che si metteva nel motore agricolo. Questa differenza di carburante si risolveva nel fatto che chi stava di motore agricolo, se mangiava un po' di pane, era già contento. Ma anche se il pane era cotto male, andava bene lo stesso. Chi aveva il motore overdrive aveva diritto a delle cose diverse, ma queste cose diverse poi non erano tantissime, erano sostanzialmente le grandi cacciagioni, cioè le classi alte mangiavano roba di caccia costantemente, quando non andavano in guerra andavano in caccia, a caccia, basta guardare quella bella, tutto il ciclo decorativo di Schifanoia, questi andavano costantemente a caccia per divertirsi, per procurarsi ciò che avrebbero mangiato. E mescolavano quella cacciagione con le poche cose che gli offriva il territorio. Gli offriva il territorio che non era molto complesse. La cosa intrigante delle lettere appunto di Isabella è che lei dice: ti ringrazio per l'invio di una verza, cioè per l'invio di cose che a noi sembrano assolutamente banali. In quanto l'impoverimento della cucina è una delle caratteristiche fondamentali della cultura medievale, perché corrisponde all'impoverimento dei commerci. Roma antica era molto sofisticata nel mangiare, perché aveva un sistema autostradale perfettamente funzionante, perché i vini si spostavano da una parte all'altra del mondo, perché i pesci arrivavano da Napoli fino a Roma senza fermarsi, perché il cibo era diffuso, articolato, e le sementi giravano e i sapori giravano. Il Medioevo va di sapori locali, cioè il Medioevo non è affatto vero che i vini erano molto buoni, il Medioevo, cioè fino a metà del Cinquecento i vini sono ancora molto rozzi, perché lì si sposta pochissimo. Solo Firenze aveva cominciato a produrre una cosa un po' migliore, perché aveva deciso che gli serviva un prodotto stabile, e quindi aveva codificato il primo cru della storia dei vini dicendo che quel Chianti che beviamo ancora oggi dovesse essere fatto con vari componenti. Da noi i vini erano, certo furono
Il primo vero trattato di enologia è di tale Ricci della metà del Cinquecento, e lui comincia già per il Papa d'allora a fare l'elenco dei vini bevibili in Italia, dicendo che secondo, avendo il potere di spostarli, questi vini sono bevibili. Però anche fra questi vini bevibili ci sono quelli non spostabili e quelli spostabili, da delle indicazioni molto precise. Ma in realtà l'alimentazione è, per chi è ricco, un'alimentazione più che altro complessa e carnivora. Le stesse cucine non sono adatte a spadellare, le cucine sono adatte ad arrostire, i forni forse a cuocere dei pani, a fare quello che allora andava molto di moda, a fare soprattutto i grandi infornati anche nel pane, cioè questi sorti pateroni, però siccome i sapori erano un po' quelli che erano, questa carne si decomponeva anche assai rapidamente, solo l'uso ininterrotto di spezie e la grande prassi della cosa per ricchi vera, che era lo zucchero e il miele, rendeva questi cibi per loro attraenti, ma alla fine era un mangiar cacciagione salata con delle cose agrodolci che le stavano intorno. Se non ci fosse stata la Controriforma non avremmo mai avuto la rivoluzione gastronomica italiana. È solo l'arrivo delle tradizioni popolari povere, dove la cacciagione non si vedeva mai, il bovino era un apparecchio per muovere la terra in campagna, sicuramente non una roba da mangiare, cioè mangiare il bue sarebbe stato come mangiarsi l'automobile oggi. Si mangiava pollame e si esaltava la virtù infinita del porco e del maiale. Il popolo salumava. Il popolo aveva imparato a lavorare in ambiti che alla nobiltà piacevano molto poco. Guardate, potete vedere tutte le miniature del 400, non troverete mai un salame. E la riforma radicale della Controriforma è il riplasmare la società che portò a mescolare le raffinatezze della classe alta con il momento migliore dei poveri. Il povero mangiava mai niente, ma ogni tanto si sposavano, ogni tanto facevano festa e ogni tanto la domenica gli andava anche bene. Ed è mescolando queste due aree straordinarie, quella bassa e quella alta, che si forma la grandezza della cucina locale, della cucina mantovana. Non solo di quella mantovana, non vorrei che uno si smontasse la testa, ma anche di altre cucine d'area, di quella veneta per esempio, di quella toscana mai, perché sono rimasti sempre severi, secchi. Quella Sicilia, quella napoletana e quella meridionale nasceranno molto più avanti nel Settecento. Ma la tradizione di quest'area che va dal mantovano al modenese fino a Bologna e che oggi differenziamo con intelligenza, ma che allora più o meno si assomigliava, ha proprio questa duplice radice. Da un lato la cucina dei ricchi, che è la stessa in tutta Europa, dove l'unica vera funzione del cuoco ed è codificata molto bene nella tradizione francese. L'unica vera funzione del cuoco è una funzione legata scusate, alla sua origine militare. E sono due le grandi funzioni del cuoco nobiliare medievale: quello di fare il tagliatore, quello che in francese chiamano maître trancheur, oppure quello di fare le grandi salse per accompagnare questa carne tagliata e dargli dei sapori che non siano proprio quelli soliti di prodotti infiniti. Questa è una parte, quella alta, ed è uguale in tutta Europa. La cucina in Europa nel 400, quella cucina dei signori, non è dissimile da l'Italia, la Germania, la Francia. È la cucina del popolo che è radicalmente diversa, perché quella non ha nessuna possibilità di uscire dalle pratiche territoriali, non ha la possibilità di vivere di cacciagione se no li tagliano le mani, è costretta a vivere con le erbe che crescono lì, con ciò che la terra produce, e in un momento nel quale ancora tutta l'articolazione della cucina successiva non si vede ancora, perché non abbiamo ancora scoperto l'America, siamo ancora totalmente su pochissimi sono gli alimenti che si usano. Questi pochissimi alimenti però formano un gusto, formano un sapore che si mescolerà con il sapore successivo, con il sapore preesistente e con quello successivo. Quello preesistente è quello nobiliare e quello successivo è quello che avviene alla fine del Cinquecento, quando si cominciano ad introdurre in Italia le grandi scoperte dell'America Nuova. Ci vuole un secolo dalla scoperta dell'America
all'uso dei prodotti che vengono d'America. A metà del Cinquecento comincia ad apparire con una certa regolarità l'uso del Gran Turco nell'area del Milanese. Il cardinal santo Carlo Borromeo ne sostiene molto la diffusione perché dice la risposta alla povertà d'alimentazione. Lentamente si introducono ovunque in Italia le specie nuove di fagioli, i fagioli medievali che noi usavamo, solo il piccolo fagiolino con l'occhio di pernice. Arriva la rivoluzione più a meridione e più nel modenese che qua, del pomodoro. Si mutano addirittura queste specie che arrivano, il pomodoro da giallo diventa rosso, la carota da nera diventa gialla, cioè si cominciano ad inventare adattamenti. Ebbene, la cucina vera, quella che noi consideriamo come antica, come stabile, è la mescolanza di questi vari elementi. La cucina è in fondo un riassunto della parte nobiliare, della parte popolare post-tridentina e della scoperta dell'America. Nulla è più contaminato, nulla è più disordinato, nulla è più imprevedibile della grande cucina che noi crediamo essere storica. Ogni tanto nelle lezioni universitarie, quando tento di spiegare che cos'è il vero concetto della contaminazione, o quello che ancora meglio chiama il cardinal Martini chiamava il contagio, e che lui auspicava il contagio delle culture, faccio proprio racconto. Pensate che questo piatto, che i romani pensano essere la cosa più romana del mondo, che sono i fagioli con la cotica e un po' di pomodoro dentro, l'unica cosa autenticamente romana che hanno è la cotica, e neanche tanto, l'unica cosa veramente romana è la ciotola, perché la stessa cotica non è più il maiale di allora, è un maiale che abbiamo mescolato con gli altri maiali europei per farlo diventare più grande. I fagioli sono americani e il pomodoro anche. La pizza è la cosa più mescolata che possa esistere, perché il pomodoro è ancora una volta americano, e la mozzarella, se non si fosse sposato il re di Napoli con la figlia d'Austria, con Maria Carolina, la figlia di Maria Teresa, mai sarebbero arrivati a Napoli i maniaci della cultura del burro, della cultura dei formaggi freschi, cioè della mozzarella. La mozzarella non esisteva prima del Settecento. Il nostro risotto dei milanesi, cui i milanesi vanno tanto fieri, è quello che è contaminato dal giallo, perché avevamo gli spagnoli fra i piedi, e gli spagnoli hanno sempre viaggiato con lo zafferano in tasca. In questo risotto alla mantovana è più autentico, perché non si è mai fatto contagiare dai popoli esterni. Però il riso stesso noi l'abbiamo riscoperto a partire dal XIII secolo, prima non esisteva. Quindi la nostra cucina in fondo è la rappresentazione migliore di ciò che è la nostra cultura. Noi siamo il prodotto di contaminazioni perenni. E in queste contaminazioni perenni però abbiamo piazzato qualche cosa di particolare, che è locale. Questo locale è la qualità del gusto. E allora torna fuori di nuovo l'immagine formidabile di Isabella, quella così elegante che manda le sue letterine, perché il gusto non è solo ciò che ci dà il palato. Il gusto è il modo in cui affrontiamo la tavola, è il modo in cui affrontiamo il vivere nella casa, è il modo in cui consideriamo necessarie certe superlettili, è il modo col quale guardiamo la tovaglia ed è il modo col quale ascoltiamo la musica dopo essere andati a mangiare. Credo che questa possa essere una piccola introduzione, e vorrei chiedere al mio amico Stefano, che sta seduto lì da qualche parte nell'ombra, se vuole salire a porre le domande del caso. Dov'è scomparso lo Stefano? C'è! Mantova è morta. Certo. Siamo attorno al 1630. Adesso siamo verso la fine del 2012. Non è che porti Iella, primo. Secondo luogo, siamo tutti vivi, anche se non li vedi. Io sono riuscito ad elevarmi e risorgere sotto i fari. La domanda è questa. Ci hai portato una fotografia, un dipinto, un acquerello, visto che siamo a Mantova e siamo circondati dall'acqua, in una situazione, come al solito, di elaborazione del lutto che noi ancora non conosciamo, neanche con la Celeste Galleria, che ci aveva riportato almeno una sintesi di quello che erano stati Gonzaga. Come riusciamo, arriviamo all'oggi, ad uscire dal tunnel e dal buio che vediamo da qua sopra?
Tu hai parlato di piccole città che sono finite, una Verona, che comunque è assolutamente importante anche oggi, una Ferrara, una Parma, una Mantova. Ulteriori sviluppi e piccole resurrezioni dei marchesati e delle contee democratiche di questo nuovo millennio. Boh. Se lo sapessi mi fanno presidente di qualche cosa, almeno di una bocciofila. Quello che è estremamente interessante è che fino a poco tempo fa questa incredibile eredità passata ci è pervenuta. Quello che è terribile è che non abbiamo mai pensato che così come ci è pervenuta avremo anche il compito di trasmetterla. Se avessimo pensato anche al compito di trasmetterla, non l'avremmo sciupata. Noi abbiamo avuto l'eredità e l'abbiamo mangiata. Stiamo mangiando. Adesso a Mantova rimane ancora un po' qualcosa, ma se pensi a cos'è stato il paesaggio italiano come qualità, cos'è stato di bellezza, cos'è stato di, anche di importanza. Noi poi in questi ultimi 30 anni, fino a 30 anni fa, l'abbiamo mangiato, però in cambio abbiamo accumulato risorse e risparmio. Quindi eravamo una volta molto belli, parecchio poveri, poi 30 anni fa eravamo meno belli, ma non eravamo più poveri. E in questi ultimi 30 anni abbiamo mangiato anche risparmio. Stiamo finendolo adesso il risparmio. Chiedi al sindaco come gli vanno i conti del comune. Cioè, non ha più gli occhi per piangere. Cioè, abbiamo fatto fuori tutto. È finita, abbiamo consumato tutto. Finiremo col consumare il territorio anche. I comuni adesso faranno oneri di urbanizzazione nelle ultime aree verdi possibili, spero che non lo faccia il sindaco, per avere un po' di soldi con gli oneri per pagare i dipendenti. E come ne veniamo fuori? Forse rimettendoci a lavorare, che non è una soluzione impossibile. C'è qualcuno che deve essere d'accordo. Io credo che adesso mettersi a lavorare si fa un po' fatica, però io sono convinto che si fatica meno a guadagnare di più che a spendere di meno. Cioè, gli sforzi che ci chiedono per tirare la cinghia sono maggiori degli sforzi che ci dovrebbero chiedere per rimetterci a lavorare. Cosa vuol dire rimettersi a lavorare, invece, è una domanda interessante. Vuol dire riprendere un contatto con la qualità di questa eredità. Cioè imparare quanto quel passato ci dà una determinazione a vivere oggi. Prendi anche il caso di Mantova. Mantova oggi è molto più viva di 20 anni fa. Se uno veniva sabato, domenica a Mantova 20 anni fa, non era particolarmente allegra. Oggi è piena di gente, non so neanche da dove venga. Cioè, viene perché il circondario intorno riconosce di nuovo nella città il suo luogo di identità. Uno. Due, fate alcune operazioni pubbliche che hanno attratto un'attenzione trasversale formidabile. Cioè, dal festival di poesia fino a alla grande mostra che fu fatta, però non si può fare ogni anno la mostra sui Gonzaga, dopo un po', o non ti presta un po' i quadri, non viene più il pubblico. Quella fu formidabile come gesto di rilancio. Adesso mettere in moto la macchina non è facile. Terzo punto, qual è il nostro futuro? Fabbricare idee, lavori e manufatti di alta qualità. Capire che quel ritratto della Isabella con tutta quella roba così perfetta è una lezione di stile. E se riusciamo a imparare quella lezione di stile possiamo ancora essere competitivi. Bisogna tornare ad essere competitivi. Prendere questa eredità, salvarla al massimo. Mettere anche un po' a posto. Abbiamo fatto delle cose così brutte recentemente che non si può neanche dire. È proprio terribile. Poi abbiamo avuto anche il terremoto. Cioè lì dove non basta noi ci danno la mano anche il meccanismo terrestre. Anche qui a Mantova le lesioni ci sono. Quindi abbiamo tutto messo insieme. Ma allora affrontiamo, usiamo il terremoto come, in un qualche modo, come scusa per affrontare noi stessi, che siamo molto più terremotanti del terremoto stesso, abbiamo terremotato di più noi della Terra. E immaginiamo che si possa rimettere ordine. In un incontro recente in cui me la prendevo con i capannoni, no? Qualcuno ha detto, ma i capannoni sono il lavoro, parlando dell'Emilia. Io mi sono permesso di rispondere che se uno va a vedere Google e apre Google e guarda la Baviera, che è molto più industriale dell'Emilia, i capannoni sono meno,
e li hanno messi un po' più ordinati. Allora, probabilmente questo è il momento nel quale possiamo cominciare a pensare di ordinare i capannoni. Cola di Rienzo, che era un proletario di Roma, che quando tentò di fare la sua rivoluzione, appena riuscì a prendere il potere, decise di mettere le scritte latine e di far dipingere pareti, cioè si buttò nella cultura, Cola di Rienzo. Pensi che la difesa di Firenze contro le ambizioni del Gian Galeazzo Visconti la fece Coluccio Salutati, l'intellettuale di punta di allora, quello che sosteneva che bisognava studiare Cicerone per avere il latino migliore di quello dei preti, che era effettivamente modesto, e diceva che la precisione del linguaggio consentiva un'altissima precisione del pensiero e che la precisione del pensiero era l'unica arma contro il tiranno. Sempre fatto gli intellettuali. Penso che in fondo l'Italia è stata unita dall'intellettuale, è stata rovinata dai piemontesi, ma inizialmente in quei 40 anni in cui i ragazzi di 20 anni andavano a combattere, si immaginavano delle cose incredibili, si muovevano da qui a lì, avevano delle ambizioni, erano guidati. Cioè a Venezia, la rivoluzione di Venezia del 49 l'ha fatta il Tomaseo, ci abbiamo ancora adesso, ci abbiamo ancora a casa il dizionario del Tomaseo. Cioè, Giuseppe Verdi in fondo era un artista. Cioè, l'Italia è un paese dove le cose vanno bene quando hanno forte influenza gli intellettuali e gli artisti. E i comici? No, i comici no. I comici sono artisti meno importanti. Ripeti. I comici sono artisti meno importanti. Anche se tu pensi al riscatto del Varesotto. Il Varesotto ha prodotto alcuni dei migliori comici recenti. Greggio e Varesotto. Dario Fo e Varesotto. Umberto Bossi e Varesotto. Fichi d'India. Sì, cioè, esatto, i fichi d'India sono Varesotti. Cioè, però è una roba di comiche. Non, adesso, a me questa Italia... Poi, sai, io sono anche un po' preoccupato perché... Non posso parlare di politica, però è vietato. Perché Renzi è la versione sottocomica di Benigni. È vero o no? Sì. Un po' come, purtroppo... Il Berlusca era la versione sottocomica di Gino Bramieri. Cioè, sono tutti derivati. Ecco, no, io farei un passo indietro, cioè suggerirei all'Italia di fare, dare meno retta ai comici, di più agli intellettuali e agli artisti. Ecco, credo che il dato critico dello storico e critico dell'arte viene fuori a fine serata, notevole questo, perfetto. Complimenti ai Mantovani perché vedo che prontissimi hanno partecipato alla serata. Ultima domanda, Mantovani preoccupatissimi, perché Mantova è piccola, siamo sui 47-48 mila abitanti, è ancora un'isola alla fine, circondata da altri comuni. Noi saremmo a si dice, aggregati alla iperprovincia che sarà costituita da Mantova, Cremona e Lodi. Cremalo. Cremalo. Quindi alla fine diventeremo un immenso, lunghissimo torrone che partirà dalle porte di Milano, quindi la porta romana che fece costruire Ferrante per gli spagnoli, fino sostanzialmente alla Salsedine, no, già di Sermide Felonica, che vedono il mare, che è lì in linea d'aria 70-80 chilometri. Va bene, ma al di là delle lunghezze, che alla fine siamo tutti americani, c'è Google che ci salva, perfetto. Mantova, quella che hai raffigurato, prefigurato al passato remoto, al passato recente poco fa, andrà a farsi benedire. Ma ci dico, ma non preoccupatevi, anche Ivrea non fa provincia, anche Alba non fa provincia. Anche tanti straordinari centri dell'Umbria, della Toscana, non fanno provincia, eppure esondano e sono sempre in luce. Ecco, questa storia di riaggregare la giurisdizione dell'Italia delle province non è che uccide la nostra natura, che è quella della rissa, del campanile, del torrazzo, o no? E cosa ne pensi di sta storia? Dacci una mano a capirla. Guarda, l'inizio della fregatura di Mantova avvenne a metà del Cinquecento, quando per via del matrimonio con la Paleologo gli fu aggregato il Monferrato. Una roba che non c'entrava niente, gli crebbe l'ambizione e su quello schiattò.
Non vorrei che si ripetesse adesso, così che aggregando l'uno all'altro si fa una cosa che non sta più in piedi. Io nella mia modesta posizione, così un po' anche critica, avrei preferito l'abolizione delle regioni all'abolizione delle province. Anche perché si dice che le province costano, ma costa molto di più le regioni. Io, sempre facendo delle analisi un po' così da ignorante, guardavo le cilindrate delle macchine degli assessori regionali di quelli provinciali, e siccome le regionali di cilindrate erano il doppio delle provinciali, ho detto allora vogliamo le regioni che saranno le cilindrate più grosse. Da qualche parte bisogna iniziare a macellare, e che sulle regioni non si può, però lo dico scherzosamente, ma non tanto, sarebbe stato forse più intelligente, perché smontare le nostre realtà locali non è cosa facile. In cambio, quello che potrebbe succedere è che in una struttura così articolata, dove Mantova oggettivamente con Lodi non c'entra niente, e neanche tanto con Cremona, con pochettino con Cremona sì, ma mica tanto, no? Ma con Lodi proprio niente. Può darsi che in una situazione del genere le identità cittadine riprendano maggior vigore. Io ho visto che le figure dei sindaci, non perché qua è presente il sindaco, ma le figure dei sindaci stanno assumendo un ruolo molto importante all'interno delle città. Una città che sbaglia sindaco si fa del male. Milano ci ha provato parecchio a sbagliare sindaco, cioè si è impegnata. Però la città che sbaglia sindaco fa male. La figura del sindaco diventa fondamentale perché rappresenta la comunità. E allora, cosa sarà il futuro? Non lo so ancora dire. Probabilmente da qui nascerà un passaggio ulteriore ancora, che sono gli aggregati intercomunali su delle funzioni vere e proprie. Per esempio quella cosa di cui stiamo parlando stasera, non ne ho parlato io, ma so che la serata è dedicata a Mantova e 14 comuni delle regi gonzaghesche, e questa è una delle realtà che si va a determinare domani. Perché intorno a questa si formano delle questioni molto semplici, che sono di identità più o meno linguistica, di identità gastronomica, di attrazione turistica e di comunicazione. E in fondo, siccome la nostra società, malgrado tutto, o anche per fortuna, rimane una società della comunicazione, è molto probabile che questi aggregati abbiano poi un peso maggiore e che la provincia diventi semplicemente una struttura abbastanza marginale che gestisce la manutenzione di alcune strade, le acque e un po' di sistema scolastico. Io non darei alla provincia questa importanza così forte. Ce l'hanno molto i luoghi che fino a ieri si sentivano capoluogo di provincia, però per quello che conta la provincia, onestamente, la cosa più importante della provincia erano le prefetture. Non so cosa faranno con tutte le prefetture. Dove rimandano tutti questi prefetti? Il Parlamento. Penso in Parlamento. No, ma le prefetture poi erano gli unici immobili dello Stato ben tenuti, perché il resto delle cose dello Stato un po' è così, è sul delabré. Ma le province, le prefetture erano fantastiche. Cosa ne faranno di tutte le prefetture? Non lo so. Con noi siamo così ex ducali che la prefettura è in affitto della provincia, quindi noi siamo a posto. E si chiama il piccolo Quirinale di Mantova. Ultima cosa, poi ti lascio concludere. Ricordiamo, tanto che la Camera degli Sposi, altro lutto, è chiusa esattamente dal giorno precedente della prima grande scossa del 20 maggio. Quindi, facciamo i conti, è chiusa dal 19. No, dal 19. Il Palazzo Ducale fu completamente chiuso subito dopo l'attentato di Brindisi, per un lutto, per il lutto nazionale. E il giorno dopo arrivò la prima scossa delle 4 del mattino. È chiuso da allora. E non soltanto il castello è chiuso. È chiusa tutta l'area della cosiddetta Corte Nuova, quindi l'appartamento di Troia, la Galleria della Mostra. Nessuno dice più niente. Sostanzialmente io sto parlando dei vertici romani, ministeri. Qualche mancia è arrivata, troppo poco. Altra cosa che volevo osservare, che poi alla fine è anche una domanda. Signor Sindaco, rifletta sull'eventuale presenza un po' più costante di questo signore, visto che è anche un personaggio, non dico di spettacolo, ma di critica televisiva, e qui ti salvo, fondamentale, è serio, non scalpita, non si incazza, è tranquillo, ha delle ottime idee,
potrebbe rappresentare in modo decoroso e nazionale, non dico neanche internazionale, anche se tu sei nato chissà dove, in Alsazia o giù di lì, questa città. No, ma so che ti fai pagare poi, ma questo sono problemi del sindaco. Ricordiamo che Filippo aveva un progetto per Mantova, secondo me straordinario, già per il suo titolo, era una mostra che doveva sintetizzare, portare in un enorme mix ragionato le testimonianze d'arte di tutto il bacino mediterraneo e portava il nome, ripeto, l'hai brevettato, non lo so, Terronia. Terra Omnia. No, dai, che ho scherzato, dai, Terra Omnia, ma ti puoi immaginare, noi nel dialetto mantovano diventava Terronia, è evidente. Però siamo il fondo ormai, ma è così perché avevi già profetato quello che succedeva, siamo la Terronia dell'Europa. E allora perché Mantova non poteva asciugare tutta questa testimonianza che arriva dal Maghreb? Loro vengono qui, portate qui anche le vostre testimonianze, i problemi delle primavere varie arabe, fino ad arrivare al problema della Turchia, Israele, la Spagna mediterranea, la Grecia classica. E c'era questo progetto, costava troppo? L'hai pronto? Dai, forza. Costava troppo, poi tutto, sai, l'Italia è un paese di rassegnati. È vero o no? No, è così, dobbiamo avere coraggio di ammetterlo. Di rassegnati ogni tanto quando li gira un po' rancorosi. Gli spagnoli hanno finto di fare gli indignati e guarda come è andata a finire male. Allora forse per questo noi facciamo i rassegnati, i rancorosi. Gli italiani non fanno mai gli incazzati. Non fanno mai gli incazzati, che sarebbe invece la scelta corretta da assumere oggi. E non ho capito perché, però è così. È così. È la storia che ci ha portato in questa direzione. Poi oggettivamente parlare di Mantova si è ancora più rassegnati perché... appena arriva il nordico vi fa neri. Pensate solo a quella che fu la repressione di Radetzky a Mantova, la più feroce d'Italia. Spero che a Mantova sia vietato l'inno di Radetzky, no? O anche qua lo suonano, no? Okay. Io sta roba qua che la mettono al primo nome dell'anno, noi dobbiamo guardare la televisione e inizia l'anno con la marcia di Radetzky, mi fa girare le scatole, lo dico sempre, un po' di tempo e faccio propaganda contro. È come se ci fosse, cioè, ve ne immaginate la marcia di Kapler? Cioè, uno è un musicista un po', poi non è neanche tanto bella una roba, la trombonata, no? Rispetto a quello che facciamo noi. Oh, è così, siamo dei rassegnati. Allora, io adesso ho lanciato io continuo a lanciare delle idee, come avevo lanciato allora Terra Omnia, no? Che era Terra Omnia, adesso stiamo lanciando una nuova parola d'ordine dall'Unità d'Italia in avanti. Con tutto il rispetto e la simpatia che porto e che ho l'onore di sentirmi anche reciprocamente portata dal Presidente della Repubblica, sono stato un po' discolo per i 150 anni, perché ho detto, ragazzi, dopo 150 anni è ora di prendere atto della cosa, non ce l'abbiamo fatta. Come quando sai, vai a scuola e dici, signora, guardi, sto ragazzino qua, non è perché ha le lentiggini, è proprio non ce la fa. Cioè... E il coraggio di dire, non ce l'abbiamo fatta, nel senso che questo povero Piemonte, che era un pezzo di non Italia, cioè dei borgognoni, dei savoiardi, parlavano francese e la loro lingua strana e basta. Questi qua hanno unito, che non avevano biblioteca, ma solo caserme loro, e palazzoni un po' esagerati, anche belli, però forse fuori luogo, cioè pulimi, venaria reale, robe trombonate in realtà, si sono trovati ad essere gli eredi di sette nazioni vere, che avevano biblioteche, avevano musei, avevano palazzi, e non ce l'hanno fatta. Bisogna dire non ce la fanno. Allora da lì abbiamo lanciato una parola d'ordine in inglese, perché deve essere internazionale, che Save Italy. L'unica cosa è che diventi un movimento internazionale. Adesso... oggettivamente noi siamo una culla di metà della cultura dell'Occidente. Sono proprio fetenti sti francesi, tedeschi, danesi, inglesi che non vogliono dare una mano al nonno che sta morendo. Cioè dovrebbero darcela loro la mano. La dobbiamo lanciare grido perché
Io conosco abbastanza bene per via del Paolucci tanti giri che ci ho fatto, ma non a fondo, perché nessuno lo conosce a fondo il Palazzo Ducale. Cioè, Palazzo Ducale per metà è ignoto anche ai mantovani, perché è chiuso, ma da sempre è chiuso. Ma è ovvio che sia chiuso, perché corrispondeva, era il cuore di uno Stato, e poi quando lo Stato è scomparso era cuore di niente. E per giunta l'hanno anche svuotato. Allora, Palazzo Ducale, vogliamo dargli una funzione nuova. Facciamone il centro di uno Stato stravagante, di uno Stato non esistente, oppure di un dialogo con altri Stati. Cioè, facciamo un posto dove arrivano dei danesi a fare dei lavori ogni tanto. Cioè, apriamoci, noi dobbiamo trasformare l'Italia in accettare che l'Italia sia veramente la bisnonna del mondo e che tutti questi discendenti vengano a darci una mano, a mettere un po' a posto il cucchiaino, cioè, perché noi non ce la faremo mai. Dobbiamo, e allora se vengono qua, poi già che ci vengono, li vendiamo anche due pizze, un paio di merletti e li portiamo fuori a cena. E come si fa a concludere? È difficile concludere, perché è quasi impossibile concludere, non c'è una conclusione, non c'è una conclusione perché siamo all'inizio. Cioè, i 150 anni sono andati come sono andati, lasciamoli dove sono. I 150 anni prossimi io personalmente non li vedrò per intieri, pochissimi in questa sala li vedranno tutti i 150, però alcuni forse sì, io penso di no. È ora di farlo sto paese, è ora di farlo sto paese credendo anche che sia fantastico, che bisogna smetterlo di fargli del male, smontarlo, imbruttirlo, che dobbiamo offrire delle opportunità, dei pensieri, dei sogni, che anche i ragazzi di 14 anni un giorno ne avranno 25 e quando ne avranno 25 dovranno andare all'università o saranno già stati all'università o magari non ci saranno stati ma saranno maturi, passeranno la notte su internet, faranno delle cose. Ebbene, questi qua bisogna anche che gli diamo una... Siamo responsabili, dobbiamo lasciargli un'eredità abbastanza all'altezza di quella che fu quella lasciata a noi. Allora, credo che l'unica parola d'ordine seria sia sulle maniche. Signor Sindaco, buon lavoro. Venga qua. No, venga, venga. Buona serata.